Situazione economico-finanziaria delle casse comunali a Palagonia, grosso centro agricolo del Calatino. In questa fase, con l'avvenuto passaggio alla riapertura dopo il lungo lockdown, l'amministrazione comunale sta attentamente valutando le circostanze legate alla predisposizione del bilancio. Emerge nel contesto di tali argomentazioni che sino al prossimo 31 maggio, stando alle disposizioni emanate dal Governo nazionale e di conseguenza dall'ANCI, rimane ingessata la parte finanziaria e quindi per il mancato prelievo dei tributi che sino al prossimo 31 maggio non possono essere riscossi. Lo Stato non è facile poter dire quanto abbiamo incassato dai prelievi dei tributi perché in una fase post-emergenziale siamo appena entrati nella fase 2, non siamo in grado, ecco, di poter dire quanto è entrato in cassa e quanto si può sospendere o si può ridurre o si può agevolare ad alcune fasce che andremo, insomma, a determinare nel corso delle prossime giornate, se ancora non abbiamo contezza a quanto ammontino i trasferimenti da parte sia dello Stato che della Regione per quanto riguarda la copertura, ecco, dovuta ai mancati prelievi dei tributi dell'utenza palagonese. Sul piano tecnico programmatico la situazione rimane in continua evoluzione. Il Comune di Palagonia, pur trovandosi in una fase di predissesto, sarà in ogni caso evitato il default. Quanto detto perché a margine di una riunione svoltasi al municipio, alla quale hanno preso parte i capigruppo consiliare, amministrazione e forze politiche dovranno trovare una convergenza per rimettere in moto la macchina amministrativa. C'è stata una conferenza con i capigruppo in aula consiliare ed è stato chiarito proprio questo, che il 10 aprile abbiamo ricevuto una nota dall'ANCI con tutta una serie di scadenze e di proposte che sono state accolte sia dal governo che dal Parlamento da parte dell'ANCI, in cui appunto si parla del posticipo al 31 maggio relativo alla sospensione del prelievo tributario, quindi stiamo parlando della sospensione dei tributi, delle ingiunzioni fino al 31 di maggio, dopodiché, ecco, rimaniamo in attesa dei 400 milioni, così come sono stati comunicati da questa nota dell'ANCI, 400 milioni che l'ANCI, ecco, ha fatto da impulso al governo e al Parlamento per poter effettuare la distribuzione di questi stanziamenti proprio a copertura dei tributi che non abbiamo ricevuto.